Buonasera ragazzi e ragazze, anzi ragazze e ragazzi. Tra poco iniziamo questa bellissima meditazione, aspettiamo che arriviate, adesso sono le 17:53, aspettiamo 2 minuti e poi partiamo e vi spiego anche perché ho deciso di fare questa meditazione. Chi c'è? Sto vedendo che adesso praticamente ho lasciato le mie scarpe sotto la pioggia, perfetto. Chi sei? Chi sei? Scrivimi qui sotto chi sei, che ti sei collegata. Intanto ci sentiamo un po' di musica e poi vi spiego il perché di questa meditation. Alessio, Francesco, tutti uomini stasera. Di dove siete? Che cosa state facendo? Intanto ho messo una musica che è di 852 Hz e 639, che si chiama Diving into Deep Space, e per attivare il terzo occhio e aprire il chakra del cuore, che è quello che vogliamo fare oggi, aprire proprio il chakra del cuore. Invito gli spettatori a scrivere da dove ci stanno guardando. Ah, c'è Fabiana, allora sei riuscita a venire. Allora, 2 minuti e partiamo, perché sono impaziente. Eccola! No, in realtà mancano 5 minuti. Quindi scrivetemi che cosa stavate facendo nell'attesa che vengano altre ragazze. Che cosa state facendo in questi giorni, se state preparando anche delle cose buonissime da mangiare, tipo dei dolcini. Io per esempio l'altro giorno ho comprato una farina di grano saraceno e non so adesso bene che cosa ci voglio fare, però penso che ci farò un dolce, tipo un banana bread, qualcosa del genere. Comunque ragazze, io penso che da oggi in poi faremo molti più video sulla femminilità. Ovviamente anche questo sarà un video sulla femminilità, perché aprire il cuore è un atto molto femminile. E proprio l'altro giorno stavo leggendo un articolo che diceva, buonasera Giulia, che diceva che gli uomini in realtà quando chiedono di fare sesso, in realtà che cosa vogliono, e poi gli uomini che ci stanno seguendo magari possono confermare, in realtà vogliono la nostra energia femminile, vogliono che noi ci apriamo a loro, che noi ci rendiamo vulnerabili, che noi entriamo in connessione con loro. E adesso vabbè, entriamo direttamente nel vivo e vi dico anche perché ho deciso di fare questa meditazione. Buonasera Violeta. Proprio per questo motivo, perché io sto notando, e confermatemi anche voi se state notando la stessa cosa, che nel mondo di oggi, ed è il motivo per cui ho deciso di fare questa meditazione, c'è molto distacco, molto mordi e fuggi, molta anche non volontà di creare dei legami forti, no? E io mi sono chiesta questa cosa, ho detto, ma perché le persone hanno paura di creare dei legami stabili, dei legami forti? Perché anche con me è successo, no? Che ho incontrato comunque dei ragazzi che fondamentalmente volevano soltanto avere un rapporto fisico, però non volevano una relazione, proprio me l'hanno detto loro. E allora io mi sono chiesta, ma cioè proprio erano decisi proprio non c'era niente da fare. E erano anche molto freddi con le parole, non si esprimevano bene, magari parlavano delle cose, diciamo,
di argomenti esterni, ma non parlavano di se stessi, non erano vulnerabili. Io ci tengo molto alla vulnerabilità, all'essere vulnerabili, perché l'uomo che cosa va cercando dalla donna? Va cercando proprio la vulnerabilità, cioè vuole essere accolto così com'è. E l'amore è questo, no? Se tu ci pensi, l'amore, buonasera Stefania, è essere accolti proprio così come siamo. Anche noi vogliamo, perché vogliamo tremendamente noi una relazione? Perché vogliamo qualcuno che ci accolga così come siamo, sbaglio? E io ho notato proprio questo nella mia storia, che le persone però, cioè, vogliono questo, ma non siamo disposti noi per primi, cioè Fline che c'è il raffreddore, non siamo disposti noi per primi a essere noi vulnerabili, ad aprire noi il nostro cuore, perché abbiamo subito magari tante esperienze negative, abbiamo subito dei drammi, degli abbandoni, abbiamo subito dei rifiuti. Magari anche nella nostra infanzia, no? Quando eravamo piccoli, chi non ha avuto un trauma di abbandono? Io sto facendo tanto nel mio gruppo Brilla come una dea il lavoro sulla father therapy, sulla terapia paterna, cioè il lavoro sulle ferite che i nostri genitori hanno lasciato dentro di noi, scusami, le ferite che i genitori hanno lasciato in noi vanno poi ad influenzare le relazioni che avremo poi con gli uomini. Aspettate, abbasso un pochino il volume. Quindi questo è un lavoro molto importante da fare, il lavoro sulle ferite, ok? Quindi la connessione è una cosa che noi vogliamo tutti disperatamente, ok? Proprio il connetterci con l'altro. Però ecco, non se ne parla, è come se fosse un tabù, no? Cioè non si parla tanto di questa connessione, di questa apertura di cuore, dell'essere vulnerabili. E tante volte noi facciamo dei lavori di magari con delle affermazioni, dei lavori con la mente, di programmarci. Buonasera Francesca, di toglierci a livello mentale dei programmi, però fondamentalmente io ho scoperto sulla mia pelle, Flynn c'ha un raffreddore, ho scoperto sulla mia pelle che quello che in realtà, cioè che la mia vita ha iniziato a cambiare quando ho iniziato a usare il mio cuore, cioè quando ho iniziato, invece che a usare la mente, quindi sai tutte quelle riprogrammazioni, ad operare come un chirurgo a livello del mio cuore, ok? Buonasera Patrizia. E infatti, che cosa ho scoperto io? Ho scoperto che per far avvenire delle reali trasformazioni nella nostra vita e per diventare delle donne più femminili, quindi per diventare delle donne col cuore aperto, delle donne libere, anche selvagge, ma che vanno nel mondo e donano amore senza pensare che quest'amore poi ci venga per forza fatto tornare indietro, perché nel mondo c'è talmente ci sono talmente tante ferite che non possiamo noi aspettarci che ogni volta l'amore che doniamo ci viene per forza ricambiato. Io ho detto: che cosa vuoi dalla vita, Gio? Allora mi sono fatta questa domanda, ho detto: io voglio donare amore a livello incondizionato, ed è una cosa forte, cioè se tu dici ok, l'amore incondizionato, però se tu lo metti in pratica questa parola, è difficile dare amore incondizionato, perché noi andiamo sempre in giro come dei mendicanti, come dei mendicanti nel caso degli uomini. Andiamo sempre elemosinando amore. Aspettate che tolgo le notifiche. Andiamo sempre elemosinando l'amore dagli altri, no? E lo diamo soltanto se poi lo possiamo ricevere. Allora io ho detto: no, io basta, voglio essere me stessa, nel senso voglio dare il mio amore agli altri, e se gli altri non sono in grado di ricambiarmelo non fa niente, non me ne frega niente.
perché io sono così piena, voglio sentirmi così piena d'amore che anche se un'altra persona non è in grado di ricambiarmelo, io comunque sono contenta di averglielo dato perché comunque l'ho guarito, perché comunque la femminilità sacra, che cos'è? Si parla tanto, no, del sacro femminino, la femminilità. È proprio questo, noi come donne abbiamo un potere di guarigione enorme. Non vederti come una singola individua, tu sei parte di un'infinità di anime e sei amore, quindi anche se tu in passato hai dato l'amore ma non l'hai ricevuto indietro, non ti devi preoccupare, non è che sei rimasta priva di amore, perché sei amore, cioè l'amore stesso, come fa a rimanere senza amore? È impossibile. Quindi... Però tutto questo a livello mentale va bene, lo possiamo capire, cioè diciamo che lo possiamo capire. Però io ho deciso di andare a lavorare in maniera più profonda con queste meditazioni, con il tantra. Il tantra ci può aiutare a fare questo, il tantra non pensare a fare l'amore per 7 ore, non è questo il tantra è uscire dalla mente ed entrare nel corpo. Uscire dai ragionamenti, dagli schemi mentali e sentire proprio quest'amore di cui tanto si parla dentro il corpo. E la femminilità è proprio questo, l'essere femminile, uscire dalla mente ed entrare nel corpo, vivere nel momento presente, vivere nel corpo, vivere nelle sensazioni, ok? E quindi parecchi anni fa feci questa meditazione. Questa è una meditazione che non ho inventato io, è una meditazione, l'ho un po' modificata, ma non l'ho inventata io. L'ha inventata un'esperta di tantra che si chiama Salm Isadora. Lei, poverina, è morta, era giovane, poteva avere una quarantina d'anni. E mi ricordo che quando feci questa meditazione sentii proprio una liberazione. Perché in questa meditazione che cosa andremo a fare? Andremo ad ascoltare il dolore, perché il dolore noi non lo dobbiamo coprire. Cioè, se noi vogliamo veramente vivere una vita in technicolor, vogliamo vivere una vita bella, piena di emozioni, viverla appieno, non avere paura di vivere, perché tante volte noi viaggiamo nel mondo con il cuore chiuso, ok? E se noi ci chiudiamo, se noi andiamo in giro col cuore chiuso, viviamo una vita nella paura, ma quella è la mente, non è il cuore. Poi nella meditazione lo vedremo. Non, cioè, tu come la vuoi vivere la tua vita? La vuoi vivere bella, piena di emozioni, selvaggia, a colori, oppure la vuoi vivere grigia, sempre un po' trattenuta, sempre un po' col braccino corto perché hai paura? Perché il tuo cuore si è chiuso dovuto a causa di alcune esperienze che hai vissuto nel passato e di conseguenza adesso hai paura di manifestare quello che senti, hai paura di vivere, hai paura anche di connetterti con gli altri, con la tua famiglia. Non parlo solo di relazioni con gli uomini, parlo anche di relazioni con i nostri fratelli, con le nostre mamme, con il papà, con gli amici, con tutti. Viviamo proprio spenti, io vedo questo in giro, cioè proprio siamo spenti come dei robot. Oggi parlavo con un mio amico e gli dicevo: Madonna santa, eppure è bello avere paura a volte, perché noi a volte nemmeno la paura, cioè vogliamo talmente vivere nella perfezione che dicevo: No, a me non c'ho paura, e invece dentro stai crepando di paura. Però siccome vuoi vivere in questa perfezione perché ti si è chiuso il cuore, perché hai paura anche di avere paura, perché è un sentimento e tu hai paura dei sentimenti. I sentimenti, le emozioni stanno lì perché noi siamo esseri umani. Non è che poi sto dicendo dobbiamo affogare nelle emozioni, perché ci sono alcune emozioni che poi, se protratte, diventano sofferenza. Il dolore può diventare sofferenza, cioè un dolore protratto nel tempo può diventare sofferenza. Io non dico questo, però come minimo aprire di nuovo il cuore per ritornare ad amare. Questo è lo scopo di questa meditazione che voglio fare oggi con voi. Aprire il cuore per ritornare a vivere, per ritornare ad amare, a sentire le emozioni, a essere umane. Ok? E
e ad avere una relazione di intimità con le persone, proprio essere vulnerabili di nuovo, altrimenti viviamo sempre nella paura, non realizziamo i nostri sogni perché abbiamo paura, non diciamo quello che pensiamo ad un'altra persona perché abbiamo paura. Ma perché? Perché la mente ha chiuso il cuore. Ok, allora, quindi ho detto tutto. Ora andiamo a fare questa meditazione in modo da risvegliare il nostro corpo, perché il corpo vuole sentirsi vivo in tutto questo processo. È come se allora, noi abbiamo un corpo e la nostra anima vive in questo corpo. È come se la tua anima ha comprato un biglietto per vivere questa esperienza, però noi gliela stiamo precludendo. Ok, l'anima vuole vivere nella libertà, non nella paura. L'anima vuole farti realizzare i sogni, vuole farti esprimere per quello che sei veramente. Ma a volte la mente chiude, la mente vive nella paura e chiude la possibilità all'anima di vivere questa vita appieno. E quindi chiude anche la possibilità poi di avere relazioni felici, di trovare dei partner che siano veramente amorevoli per noi, perché tutto quello che è successo nel passato ci stava condizionando, ci sta, continua a condizionarci, ok? E noi queste esperienze del passato, questi dolori, questi abbandoni, queste ferite, continuano a ripresentarsi e ci impediscono di vivere la vita come vogliamo e di ricostruire di nuovo delle relazioni sane. Quindi che cosa? Ecco, c'è un detto bellissimo che mi sono scritta che dice: non si può avere la luce senza far bruciare qualcosa. Tu immaginati una candela. Una candela come la fa? Come fa ad avere la luce? La candela ha la luce perché brucia qualcosa, il fuoco divampa quando c'è la legna che arde. Così noi, se vogliamo brillare in questa vita, se vogliamo avere una vita piena di emozioni, dobbiamo bruciare dentro, cioè non bruciare in senso negativo, dobbiamo avere un ardore di sentimenti, di coinvolgimento, di entusiasmo, di passione. Ma se il cuore è chiuso per gli errori che abbiamo fatto, che ci sono piombati addosso come delle pietre pesanti che stanno schiacciando la nostra vitalità, che stanno schiacciando la nostra vita, non lo possiamo fare, non lo faremo mai, perché viviamo ancora nel passato, ancora con questi piombi a cui non abbiamo ancora dato un significato. E quindi, ragazze, sedetevi perché, e preparatevi a questa meditazione perché sarà molto intensa e dopo questa meditazione vi sentirete liberate. Vi sentirete liberate dai pesi che vi state portando dietro dal passato e vi sentirete capaci di nuovo di tornare ad amare. Lo volete fare? Ok. Pronte, allora adesso alzo un po' la musica. Adesso chiudi gli occhi, per favore. Io ovviamente li terrò aperti perché devo leggere la meditazione. Quindi chiudi gli occhi e fai dei bei respiri profondi. Adesso tocca il tuo cuore con entrambe le mani, così, e senti come batte. Senti il tuo cuore che batte. Già il fatto di toccare il tuo cuore, di toccarti, ti fa scendere dalla mente al corpo. Sentilo. Adesso lascia andare ogni senso di vergogna che stai provando per il tuo corpo, perché molte volte il nostro corpo non lo accettiamo, non lo accogliamo, ci fa sentire in imbarazzo. Inizia questa meditazione con l'intenzione di lasciare andare ogni senso di vergogna, ogni senso di colpa,
ogni senso di colpa all'ego, che invece dell'unione di due corpi che si connettono. E spesso abbiamo proprio tanta vergogna proprio intorno a queste esperienze che invece sono sacre e divine. Adesso, ripeti insieme a me, mi sento sicura nell'amare. La maggior parte di noi non si sente più sicura nell'amare, nell'aprire il nostro cuore. E mentre ripeti questa frase, senti che il tuo corpo rilascia tutta l'ossitocina. E ripeti, mi sento sicura nel creare legami. E se adesso non senti nulla, è normale, perché dobbiamo piano piano scongelare le emozioni che si sono congelate nel nostro cuore. Continua a respirare e a mettere le mani sul cuore e a sentire il suo battito. Inspira ed espira con un sonoro. Lascia andare ogni tensione. Ti puoi sentire anche sciocca a fare però fallo. Ogni volta che lo faccio io mi sento proprio rilassata, quindi fallo, non ti preoccupare. Adesso visualizza la tua anima come se fosse la regina o il re della tua vita. La tua anima prende tutte le decisioni, soprattutto quelle più importanti. La tua anima è coraggiosa perché si prende addosso anche tutti i rischi. Si prende anche il rischio di affrontare i cambiamenti. La tua anima è senza paura perché sa che vivrà per sempre. Lei visualizzala seduta sul trono del tuo cuore. Il trono delle emozioni, delle connessioni e dei legami con le altre persone. Adesso visualizza la tua mente come se fosse la guardiana della porta del tuo cuore. Visualizza la mente adesso, la tua mente, come se ci fosse un cancello davanti al tuo cuore. E la tua mente sta lì a fare la guardia. La mente è la serva del tuo cuore. Per la maggior parte di noi, la serva ha chiuso le porte del cuore. E adesso è lei che sceglie, che prende le decisioni e le prende in base alla paura. E può fare decisioni solo sulle esperienze che hai passato. E nel passato ci sono soltanto abbandono, delusioni. Il problema è che ogni giorno, ogni momento della tua vita, tu stai rivivendo queste emozioni. E abbiamo troppa paura, hai troppa paura di fare nuove esperienze, di rendere il cuore di nuovo vulnerabile, di aprire il tuo cuore. E non ti permetti di fare nuove esperienze. Adesso visualizzati mentre parli alla tua mente, che ha chiuso il cuore, e dille. Capisco che hai deciso di chiudere il cuore, per tutta la paura che hai provato, per tutto l'abbandono, per tutto il dolore, per tutta la vergogna che abbiamo provato,
per tutte le esperienze dolorose. Ti capisco, mente. Adesso però siamo più forti, perché sappiamo che abbiamo sperimentato tutto questo dolore per un motivo. Ora, per favore, aprimi il cuore e visualizza la tua mente che piano piano apre il cancello del tuo cuore. E guarda come questo cuore adesso incomincia a diventare sempre più grande. È un cuore che si espande, che è libero. Piano piano è come se si gonfiasse, diventasse più morbido. E mentre si apre, inspira profondamente. E poi lascia andare tutto il dolore del passato. Inspira ed espira profondamente, e ad ogni espiro, espirazione, senti il dolore che va via. Senti il cuore che continua ad espandersi piano piano. Sentiti al sicuro mentre apri il cuore. Inspiro e ricevo. Espiro e restituisco. Inspiro e ricevo amore. Espiro e restituisco amore. Adesso visualizza la persona che ti ha fatto sentire abbandonata, che ti ha fatto sentire ferita. Visualizzala davanti a te. Adesso lei è in piedi davanti a te. Inspira e senti il tuo cuore che si congela. Il tuo corpo si irrigidisce di fronte a lei. Sentilo tutto il dolore, senti tutta la tristezza che provi di fronte alla cosa che ti ha fatto sentire questa persona, di fronte alle emozioni che ti ha fatto provare questa persona. Anche se non senti nulla, perché è qualcosa di troppo spaventoso, va bene così, tranquilla. Inspira e lascia andare. Adesso fai 3 respiri. Inspira questa emozione così pesante, così difficile da sopportare per chiunque. Ed espira e invia un fiume di luce fresca, azzurra, a te stessa e a chiunque si è sentito così ferito, così che nessuno rimanga da solo in questo dolore. Inspira questa difficoltà che si scioglie dentro di te ed espira aria fresca. Espira questo fiume di luce azzurra fresca che entra di nuovo nel tuo cuore. Inspira, va tutto bene, è tutto ok. Non c'è bisogno che il tuo cuore si chiuda di nuovo. Ripeti, non ho bisogno di chiudermi ancora. Espira e reinvia questo fiume che porta sollievo. Adesso inspira e ripeti,
merito di ricevere di nuovo amore, intimità, di essere vulnerabile. Ispira e di merito di restituire l'amore. Ispira e ripeti, merito di ricevere amore. Espira, merito di donare, di restituire amore, perché sono piena d'amore. Ispira, non ho paura di fare nuove esperienze, mi aspetta un futuro sereno, un futuro più felice. Espira, posso donare e condividere amore in tutta sicurezza. Adesso prenditi un momento e apri gli occhi. Come ti senti? Come ti senti adesso? Senti che è cambiato qualcosa? Oppure senti che delle emozioni sono rimaste ancora lì, un po' da scongelare? Se ti senti così, tranquilla, perché è normale, perché è come quando togli qualcosa dal freezer, no? E ci vuole un po' prima che si scongeli, e così le nostre emozioni, così il nostro dolore, ci vuole un po' prima che queste emozioni, prima che il cuore si apra del tutto. Infatti questa meditazione la puoi fare, e ti consiglio di farla più volte, anche usando parole che senti magari di più, no? Però l'importante è che ti ripeti che sei meritevole di amore e che sei piena di amore, e che anche se il tuo cuore adesso è chiuso perché la mente gli ha impedito di soffrire, perché la mente ha un sistema di o scappa, o in inglese si dice fight or flight, o combatti o fuggi, e quindi è probabile che la tua mente, appunto per salvaguardare il cuore, per evitare di farlo soffrire, ha attivato questo meccanismo di difesa e l'ha fatto chiudere. Però non ti preoccupare, perché piano piano, mettendoti su questa vibrazione, facendo questa meditazione, sentendo l'amore dentro di te, sentendo che tu, dentro di te c'è comunque amore, nessuno te l'ha tolto, nessuno. Certo, ci sono delle ferite, ma non sono ferite che non si rimarginano più. E tu vuoi vivere una vita in cui sei di nuovo aperta, in cui il tuo cuore è di nuovo aperto, vuoi avere una relazione con delle con una persona con cui puoi creare una reale profondità, con cui puoi essere te stessa senza vergogna. Però questo lo puoi fare quando prima di tutto sei tu che ti accogli e ti accetti, e quando tu capisci che quello che ti è successo per te, è successo per permetterti di amarti ancora di più, perché sennò sarebbe stato troppo facile. Le ferite stanno lì per questo, ma sono belle. Possiamo farci colare l'oro nelle ferite, come mi piace dire sempre, e far diventare questo vaso rotto un vaso pieno di oro. E quello che ci rende veramente potenti
non sono i nostri punti di forza, sono le nostre vulnerabilità, perché ci rendono delle persone empatiche, delle persone che sanno entrare in connessione con gli altri. E anche gli uomini vogliono questo, vogliono trovare una donna che li accolga, che non li giudichi, che non li faccia sentire impotenti. Tutti noi abbiamo delle ferite, tutti. Quindi se ti è capitato di incontrare degli uomini che ti hanno ferito è perché a loro volta loro sono stati feriti. E questo processo di amore verso noi stesse servirà anche a creare dei confini sani, perché alcune persone vanno amate, ma vanno amate da lontano, vanno tenute comunque a distanza, anche con l'amore. A me è capitato. Quindi più tu sviluppi l'amore per te stessa e più puoi avere anche dei confini più sani, puoi anche evitare di cederti soltanto perché hai un disperato bisogno di amore e allora ti cedi al primo che capita, oppure ti cedi troppo in fretta, senza aver creato prima una reale connessione. Perché il nostro corpo è comunque un tempio sacro da rispettare e ci sono dei tempi per creare delle connessioni anche fisiche, no? Quindi se tu ti ami, poi ne parleremo magari in un altro video, saprai anche come creare dei confini sani, li chiamo io, ok? Quindi manda amore da lontano alle persone che ti hanno ferito, perché comunque tu da quelle ferite hai capito tante cose, ok? Anche io ho capito tantissime cose dalle ferite che ho avuto, quindi ringrazia. E puoi mandargli amore da lontano, senza per forza stare a contatto con queste persone. E adesso con queste, diciamo, facendo anche questa meditazione, io spero che ci sentiamo sempre più autentiche, sempre più anche sensuali, sempre più vere, sempre più in contatto con noi stesse, che è quello che ci rende sensuali. La sensualità va oltre il vestito, il trucco, è una questione di, ecco, di contatto con noi stesse, con le nostre emozioni. E quando stiamo bene con le nostre emozioni, con il nostro corpo, anche quando stiamo bene anche con le emozioni, tra virgolette, negative, che poi negative non sono, è lì la vera sensualità. Essere sensuali vuol dire stare a contatto con i propri sensi, abbracciarci, abbracciare le nostre ferite, il nostro dolore, la nostra bambina interiore. Quello vuol dire essere sensuali, proprio essere coccolose con noi stesse, con tutte le assurdità anche dell'essere donna, tutti i flussi di ci sono anche molto di più, perché stiamo attraversando un cambio anche molto pesante a livello energetico, quindi ci saranno anche più saliscendi di emozioni, però è quello il bello, di abbracciarci così come siamo, con tutto quello che viene. Guardare le emozioni, è bello anche guardarle. Immaginati una donna senza emozioni, un robot praticamente. No, l'uomo vuole una donna, l'uomo si innamora quando vede una donna vulnerabile, non una donna debole, una donna vulnerabile. Una donna che si accoglie così com'è, e non significa essere deboli, significa essere coraggiosi, a proprio agio con le emozioni. Ok, adesso che siamo pronte a vivere una vita in Technicolor e non più in bianco e nero, mi piacerebbe sapere che cosa avete provato durante questa meditazione, lo scrivete magari qua sotto nei commenti e scrivetemi anche, datemi dei feedback, scrivete se vi sono venute delle domande,
Così magari possiamo fare delle meditazioni sempre più mirate verso le vostre esigenze. Quindi vi aspetto qua sotto e ci vediamo domani. A proposito, stavo dimenticando questa cosa. Domani pomeriggio alle 17:30 avremo una lezione con un'insegnante certificata di yoga che si chiama Rina e ci farà uno yoga per il risveglio della dea. Non sono riuscita a pubblicare l'evento perché la connessione mi va lenta, però preparate i tappetini e ci vediamo domani alle 17:30. E non dimenticate di darmi feedback qua sotto così farò dei video sempre più mirati per aiutarvi, ok? Ciao ragazze, vi voglio bene.